Bentrovati con la seconda parte del nostro TG. La Regione è pronta a un nuovo intervento normativo che consenta alla società Tossilo Spa di far ripartire l'impianto di compostaggio di Macomer, indispensabile per lo smaltimento dei rifiuti organici prodotti nel centro e nord Sardegna. E quanto emerso dalla seduta congiunta delle commissioni Governo del Territorio e Attività Produttive con le audizioni degli assessori regionali all'Industria, Ambiente e Lavoro. Per il riavvio dell'impianto servono 150.000 euro, risorse in arrivo. Questa è la soluzione individuata attraverso un emendamento al collegato alla finanziaria che nelle prossime settimane sarà all'attenzione del Consiglio regionale. Un accordo tra la Regione e le sigle sindacali dei medici di medicina generale è stato sottoscritto oggi in merito alle sedi disagiate e disagiatissime dell'isola, in tutto circa 140. Lo annuncia l'assessore della Sanità Carlo Doria, che parla di un clima di grande condivisione e in totale armonia. Il prossimo 15 marzo l'assessore incontrerà nuovamente i sindacati per discutere la proposta del nuovo accordo integrativo regionale. E ora andiamo a Sassari, dove va avanti il progetto del canalone al fosso della Noce per eliminare il rischio idrogeologico nella valle, ma l'opera presentata questa mattina in comune continua a registrare la ferma opposizione del comitato Cappuccini, che è pronto a scendere in piazza il servizio. Il progetto del canalone al fosso della Noce, definito assolutamente necessario per mitigare il rischio idrogeologico a Sassari, continua a tenere banco. Questa mattina il tema è stato affrontato a Palazzo Ducale in una riunione della Commissione Lavori Pubblici, nella quale l'assessore alle infrastrutture Carlo Sardara, il dirigente del settore Fabio Spurio ed il progettista Fabio Cambula hanno parlato in maniera approfondita dell'opera, insistendo in particolare sul basso impatto ambientale che ne deriverà e sull'iter che sta seguendo la relativa pratica. Il progetto dell'amministrazione non è soltanto questo del Fosso della Noce, ma considera tutto un insieme di zone che partono appunto dalla parte alta per arrivare fino a Predaniedda, per un importo complessivo di oltre 20 milioni di opere. Si vuole riportare in un alveo naturale, come era ai primi del Novecento, quella che è la situazione delle valli. Non si tratta di cementificare, si tratta semplicemente di ricreare quell'alveo naturale che porti le acque fino a valle. Un'iniziativa che va avanti spedita nonostante la ferma opposizione del Comitato Cappuccini, che dopo gli incontri infruttuosi con l'amministrazione comunale si dichiara pronta a intraprendere la strada delle manifestazioni di piazza. Io ho fatto delle riunioni con gli esperti dell'università e del CNR per valutare se la nostra posizione era realizzabile. Ci hanno confermato che in tutto il mondo ormai non si usa più il calcestruzzo, le pietre ciclopiche, queste cose qua per far scorrere l'acqua, ma si sfrutta la pendenza del terreno, la capacità di drenare del terreno. Fra poco faremo un'iniziativa di massa, no? Pensiamo a farla in un cinema, insieme a questi esperti che confermano la loro posizione. Visita questa mattina negli stabilimenti dell'ex Alcoa di Carlo Calenda, il leader di Azioni, ha detto: sono venuto qui quando la situazione era drammatica e Alcoa voleva smantellare la fabbrica. Rientro portando con me la loro soddisfazione e un lingotto di alluminio fresco di produzione. Il senatore del Terzo Polo fa quindi appello a tutte le forze politiche per trovare una soluzione alle tante vertenze del Sulcis, annunciando un suo intervento diretto con la Premier Giorgia Meloni. Ascoltiamo. Ci sono cose che da ministro dove lasci il cuore, e io l'ho lasciato qui, all'ex Alcoa. Quando sono diventato ministro, Alcoa venne e disse che si chiudeva tutto e se ne andava. E noi non accettammo questo fatto. Gli operai avevano fatto un lavoro straordinario, erano accampati fuori, presidiavano il loro posto di lavoro, che è un lavoro duro. E quello che è successo è che abbiamo fatto un accordo con l'energia, per l'energia con Enel. Abbiamo trovato un investitore e questa fabbrica, che aveva un presidio fuori molto famoso, che dove io appunto ero stato contando delle pizze all'epoca, piano piano incomincia a rifunzionare. Quindi oggi sono venuto qua a qualche anno di distanza da quell'accordo che ha permesso di salvare questo posto. Al contrario, sono persone toste, con un grandissimo calore umano. E se c'è un senso di fare la politica, per me è questo, al cuore.
Rallentamenti in via Cadello a Cagliari a causa di una voragine che si è aperta sulla strada. L'allarme è scattato al passaggio dei primi automobilisti alle prese all'improvviso con la grossa buca. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno transennato la zona e successivamente i tecnici di Abbanoa che si occuperanno della riparazione. La voragine è larga circa 6 metri e in alcuni è profonda 2 metri. Indagini in corso per determinare la causa, forse dovuta a una perdita idrica. Avevano certificato che per realizzare un sistema informatico di sicurezza avrebbero utilizzato specialisti sardi, tutto per ottenere contributi comunitari, ma in realtà i documenti erano falsi. Lo hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Cagliari che hanno sequestrato quasi 1 milione di euro a una società operante nel settore della produzione di software. Indagate 3 persone per truffa aggravata per l'illecito conseguimento di finanziamenti comunitari e la stessa società per responsabilità penale di impresa. E continuano a crescere in Sardegna le imprese agricole guidate dalle donne. Lo attestano i dati dell'analisi di Coldiretti Sardegna sul censimento del 2021. Ce ne parla Tatiana Picciau da UTG. In Sardegna oltre 11.000 aziende agricole sono guidate da donne, rappresentano il 24,3% del totale, è quanto emerge dalle elaborazioni di Coldiretti Sardegna sui dati del censimento 2021, in occasione della festa delle donne dell'8 marzo. L'aumento della presenza femminile in campagna conferma il trend emerso già nel precedente censimento. Nel 2000 infatti rappresentavano il 19,8% del totale delle aziende agricole sarde, mentre nel 2010 erano passate al 23,9%, venute il 24,3% nel 2021. A livello nazionale il dato elaborato da Unioncamere parla di un 28%. Le imprese guidate da donne entrano tra i primi 5 settori importanti come numero di addette dopo la sanità, l'istruzione e l'alloggio. Grazie alla legge di orientamento nel 2001 le aziende agricole italiane hanno iniziato ad assumere delle forme diverse, sono diventate imprese multifunzionali con un'attenzione a quella che è la conservazione della biodiversità, all'accoglienza con gli agriturismi, alle fattorie didattiche, agli agrinidi e a tutta la parte che è dedicata al mondo del sociale e della pet therapy. Le madri della Costituzione, le 21 donne che hanno cambiato l'Italia, a loro è andato il tributo di istituzioni, associazioni partigiane, centri antiviolenza e di tanti studenti riuniti oggi al Museo Archeologico di Olbia. Stefania Costa. È il 2 giugno del 1946 quando gli italiani, per la prima volta le italiane, vanno alle urne per scegliere tra repubblica e monarchia ed eleggere i componenti dell'Assemblea Costituente. Furono 21 le donne elette, le madri della Costituzione, oggi ritratte nei pannelli che danno corpo alla mostra loro intitolata, curata da Luisa Sasso dell'Ampi Sardegna, esposti al Museo Archeologico di Olbia, che nella Giornata Internazionale della Donna è gremito di giovani studenti e di significato. Questa mostra contiene la storia dei diritti delle donne e non solo, contiene anche la storia di come è nata la democrazia nel nostro paese, perciò il messaggio di testimonianza ma anche di speranza per come deve essere il futuro di queste giovani generazioni che hanno diritto a conoscere la Costituzione e ad esigerne l'applicazione. Esigere l'applicazione ad esempio dell'articolo 37 che sancisce la parità di genere in un tempo in cui però parità in determinati ambiti fa rima con quote rosa. Negli enti locali abbiamo purtroppo le quote rosa, io dico purtroppo perché significa che non si viene valutate per le competenze ma per il fatto di essere donne e di avere necessità di questa figura per bilanciare il rapporto uomini-donne. Questo è una cosa che dobbiamo superare assolutamente. E se si parla delle lotte ancora da fare, quella contro la violenza vede le donne sempre in trincea. Ci ricorda tutte le lotte che le donne tutti i giorni e nella storia hanno fatto per rivendicare i loro diritti e una vita migliore. Ovviamente come centro antiviolenza noi lottiamo tutti i giorni, siamo in trincea tutti i giorni ad aiutare le sopravvissute alla violenza.
bambine, mamme e nonne tutte insieme per un flash mob dedicato alle donne afghane e iraniane, così come a tutte le donne nel mondo vittime di violenza. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Sassari ha deciso infatti di accogliere l'invito dell'ANCI e oggi alle 16:20 in Piazza d'Italia è stato ascoltato e danzato il brano Break the Chain, spezziamo le catene. Si tratta di un canto di liberazione ed emancipazione delle donne, ballato in 190 paesi in tutto il mondo, coreografato per le partecipanti sassaresi che vedete in questo filmato da Maria Grazia De Liperi della Scuola Arabesque. Il pomeriggio è poi proseguito nella sede della Fondazione di Sardegna con il convegno Potete uccidermi quanto volete, ma non potrete fermare l'emancipazione delle donne. C'è ancora la pubblicità, ci ritroviamo subito dopo con la terza parte del nostro TG.